For more than half a century, Luxembourg has been a centre of excellence for international and cross-border financial services. Having flourished alongside European integration and the common European market, Luxembourg today acts as an EU hub and competence centre to the world's leading financial institutions. To the needs of global investors, the Financial Centre provides a unique combination of international expertise, a complete toolbox of investment products, and highly specialised financial institutions and service providers. From wealth management, treasury, and corporate banking to fund services, banks in Luxembourg have specialised in serving clients across borders. In Europe's leading fund centre, asset managers find the perfect ecosystem to launch and distribute funds to investors across the world. Luxembourg's insurance industry has decades of experience in developing solutions to meet the needs of highly mobile citizens and multinational companies. center for international debt listings, securitization and post-trade services, Luxembourg is the right place for companies to finance their global activities. English-speaking regulators and administrations, access to a multilingual and highly skilled workforce, a AAA-rated stable economy, an innovation-friendly digital nation, an international business environment right in the heart of the European continent. Luxembourg provides the ideal environment for international banks, asset managers and insurance companies to thrive within the European Union and beyond. Grow Beyond Borders. Luxembourg. Welcome to Focus on, bringing together financial industry experts of different horizons, sharing and discussing their insights. Buongiorno a tutti, un caloroso benvenuto alla Luxembourg for Finance, l'agenzia per lo sviluppo e promozione dell'industria finanziaria a questo evento. Focalizzato sul mercato italiano, uh, welcome everyone, by the way I kindly remind you that for those that do not speak English there is, um, there is the access to the simultaneous translation if you click uh, below at the bottom to the uh, headphones icon. Questo evento fa parte della nostra collana di eventi digitali Focus On, che si prefigge di esplorare tematiche specifiche oppure Geografie di particolare importanza per il Lussemburgo. Abbiamo lanciato questa collana di eventi digitale durante la pandemia. L'ultimo evento italiano l'abbiamo organizzato nel dicembre 2019, quindi poco prima dell'avvento della crisi sanitaria globale. Focus Italy tra l'altro è il primo evento che si svolgerà eh, interamente nella lingua del mercato di riferimento, in lingua italiana. E questo riflette sicuramente quella che è una realtà, quella dell'Italia nel Lussemburgo. Di, di assoluta importanza, basti considerare che eh, la comunità italiana è fra le più numerose, la terza più numerosa è il Lussemburgo e anche quella che ha un legame, se vogliamo, da un punto di vista storico più antico e che è anche la più radicata nel tessuto economico, politico e sociale di questo paese. Eh, L'Italia ha giocato un ruolo fondamentale sin dall'inizio anche nei servizi finanziari, ehm, con nel 1963 la la quotazione della prima eh, euro obbligazione da autostrade italiane eh, sul, sul mercato internazionale alla, alla Borsa Lussemburghese. Ad oggi l'Italia è senza alcun dubbio un partner consolidato nei servizi finanziari, dai, dai mercati finanziari fino alle banche, le assicurazioni e i fondi di investimento, ma anche nell'innovazione. Nell'innovazione e eh, la digitalizzazione, quindi tutto quello che è il mondo delle start-up innovative ehm, e dei pagamenti digitali, come vedremo. Eh, durante l'evento, eh, durante, durante il, il, il seminario sul fintech, dove fondamentalmente il Lussemburgo è diventato come una seconda casa per molti dei nostri talenti italiani che si occupano di fare innovazione. Vedremo inoltre come la digitalizzazione ha trovato anche terreno fertile nello scoppio della pandemia, eh, l'innovazione nei servizi finanziari da una necessità è diventata è diventato un vero e proprio fattore di crescita, un driver. Uh, spingendo ancora di più verso un modello centrico, quindi con un focus uh, sul consumatore. Di questo e di molto altro parleremo durante questo evento. Io adesso ho il piacere e l'onore di introdurre il Ministro delle Finanze del Lussemburgo, Pier Gramegna, il quale uh, ci onora con un discorso di benvenuto in italiano sull'importanza della solidarietà fra Paesi membri dell'Unione Europea per la ripresa economica e per costruire un'economia uh, europea e globale fondata sulla sostenibilità dal punto di vista climatico e sociale. Buon proseguimento. Buongiorno a tutti, è un piacere per me poter partecipare a questa riflessione, a questo seminario organizzato da Luxembourg for Finance per descrivere eh, come eh, oggi e nel futuro possiamo sviluppare le relazioni tra l'Italia e il Lussemburgo. Oggi siamo a un momento dove piano piano stiamo digerendo e andare oltre alla pandemia che abbiamo tutti subiti insieme e alla quale abbiamo cercato di trovare delle risposte insieme. Se c'è una nota positiva che si può imparare e guardare in questo contesto è che in questa pandemia e in questa crisi economica del 2020 che ne è uscita l'Europa era presente e l'Europa è stato una parte della soluzione e non una parte del problema. In quel senso devo dire sono felice e anche orgoglioso come Ministro delle Finanze del Lussemburgo di dire che già in aprile del 2020 abbiamo preso decisioni eh, rapide eh, per mobilizzare 540 miliardi di euro come prima risposta alla crisi, poi Insieme con i primi ministri già in luglio dell'anno scorso abbiamo deciso un budget europeo Next Generation EU molto ambizioso e poi abbiamo deciso di fare il Recovery and Resilience Fund insieme. E questo fondo dal quale beneficia molto l'Italia con più di 200 miliardi è finanziato da noi tutti insieme. Un paese come il Lussemburgo paga molto più in quel fondo di quello che riceve. Però questa solidarietà alla fin fine è al beneficio di tutti perché se l'economia europea sta meglio ne beneficia anche un paese come il Lussemburgo. E guardiamo come è andata l'economia nel 2020 abbiamo perso nella più parte dei paesi eh, la crescita in, in modo importante, la decrescita è stata tra meno 6 e meno 8% nella più parte dei paesi europei. Il Lussemburgo fortunatamente ha solo avuto una decrescita di meno 1,3% e oggi, al momento che vi parlo, noi abbiamo già superato eh, il prodotto interno lordo che avevamo prima della eh, pandemia nel 2019. Anche per l'Italia, col Recovery and Resilience Fund e i primi fondi che sono già stati versati, anche l'Italia si sta muovendo in direzione di arrivare a un livello di, eh, più alto che prima della crisi. Questo detto abbiamo di fronte a noi grandi sfide perché c'è da ricostruire parecchio e di farlo meglio di prima. Come vogliamo farlo? Vogliamo farlo insieme in Europa ma dobbiamo anche farlo ognuno nel suo paese e per fare una crescita che andrà e che va meglio dobbiamo insistere su investimenti di qualità e la Commissione insieme con i Paesi membri ha chiaramente detto dobbiamo ricostruire meglio vuol dire insistere sul cambiamento climatico, investimenti ambientali da un lato e dall'altro lato la digitalizzazione che è una sfida per noi tutti per avere una produttività più alta. E abbiamo imparato dalla crisi del 2008 che non basta guardare solo alla disciplina eh, dei budget, ma che si deve anche insistere sulla modernizzazione e la competitività dell'economia. In altre parole, dobbiamo mantenere gli investimenti a livello molto alto ed è proprio quello che facciamo in, insieme in Europa. Sapete che eh, la Commissione aveva esigenze molto elevate per tutti i paesi di investire eh, più di 30% nel eh, cambiamento climatico per i fondi che si riceve dall'Europa e più di 20% per il digitale. L'Italia come il Lussemburgo ha, ha fatto quello e facendo così ci aiutiamo tutti insieme e aiutiamo le nostre imprese a essere più competitive. In questo contesto si deve fare la domanda che cosa possono fare le banche, gli attori finanziari. E lì ovviamente un paese come Lussemburgo eh, ha delle proposte, ha delle risposte alle sfide che si pongono a noi. Prima di tutto, per riuscire la trasformazione climatica e la trasformazione digitale abbiamo bisogno di servizi finanziari efficienti e nuovi. Mi spiego. Se vogliamo trovare abbastanza fondi per eh, fare la transizione climatica non bastano i milioni, centinaia di milioni e, e miliardi dello Stato e dei differenti Stati e dell'Unione Europea, dobbiamo fare sì che il mondo dai fondi di investimento e le banche siano attori maggiori per finanziare questi progetti. I soldi dello Stato non basteranno e per arrivare a questo abbiamo bisogno di criteri, di che, quali progetti riempono le condizioni che sono prestabilite dall'Unione Europea sia per la digitalizzazione sia per il cambiamento climatico. E questi criteri ce li siamo dati con la tassonomia, cioè l'Europa l'anno scorso si è messo d'accordo quali sono i progetti verdi che si possono descrivere come eh, aiutando a migliorare eh, la sfida del cambiamento climatico. Nessun'altra regione del mondo è riuscito a stabilire questi criteri e su questo possiamo costruire eh, la nostra via d'uscita su questo cambiamento climatico. La stessa, la stessa sfida l'abbiamo anche per il portafoglio di tutti i fund managers che devono anche reagire alla eh, questione di. Come fare per evitare che il portafoglio di assets degli attori siano svalutati se non corrispondono ai criteri climatici. Queste sono cose che discuterete oggi nei differenti seminari e me ne rallegro. Alla fine vorrei anche dire che c'è stato un grosso passo avanti a livello mondiale nel campo della. Tassazione mondiale della fiscalità. Um, un, due mesi fa, in luglio, a livello del G20 e dell'Ocse, eh, 133 paesi hanno sottoscritto a una riforma globale della tassazione eh, a livello mondiale. Il Lussemburgo è stato un attore molto attivo in questa discussione e è tra i 133 paesi che sostengono questo movimento. Questo il movimento farà sì che avremo una tassazione più giusta a livello mondiale, che ognuno che fa dei profitti dovrà pagare un, una certa quota di tasse e che anche eh, nel caso di molto grandi imprese certe tasse siano pagate nel paese dove il servizio o il bene è, è stato venduto. Poi, c'è una tassazione minima di 15%, che è stata anche approvata. C'è ancora una discussione di se questo, questa cifra sarebbe magari un po' più alta. Io penso che la cifra di 15 corrisponda a un equilibrio che noi sosteniamo e così la tassazione, e la fiscalità sarà più armonizzata a livello mondiale. Che conseguenze questo potrebbe avere per il Lussemburgo? Infatti, è un'ottima notizia, nel senso che la tassazione diventerà un fattore meno importante che nel passato, e saranno altre qualità, altre eh, cose che eh, giocheranno un ruolo per attirare investimenti, per gestire fondi eh, e, e per prepararsi all'avvenire. Il Lussemburgo è un paese. Stabile, con finanze pubbliche quasi equilibrate: lo erano prima della pandemia, adesso stanno un po' più male, però andiamo di nuovo verso una direzione di finanze pubbliche equilibrate e la tripla che questo ci sicura è ovviamente una cosa molto importante per gli investitori. La seconda cosa che abbiamo è che con un sistema di tassazione internazionale armonizzato abbiamo un level playing field e se abbiamo un level playing field per voi investitori la vita è più facile e le cose si possono paragonare meglio. Vi auguro un buon seminario e sperando di avere presto l'opportunità e la possibilità di ritornare in Italia per vedervi più da vivo perché è ancora meglio di vedersi così. Oggi ci accontentiamo della tecnologia. Vi auguro un. Una buona giornata. Ho sentito grazie al Ministro delle Finanze lussemburghese per questo illuminante intervento. Sicuramente eh, l'industria finanziaria dovrà in qualche modo puntare alla sostenibilità dal punto di vista ambientale e sociale e come abbiamo visto la fiscalità, questo livellamento fiscale a livello globale sicuramente porterà ha un ruolo sempre meno rilevante la fiscale dal, dal lato, ma dall'altro il ruolo incisivo del, degli investimenti verdi e sostenibili. Adesso io ho il piacere di introdurre eh, il, prossimo, eh, il primo seminario di questo evento sulla gestione patrimoniale internazionale, eh, gli ultimi trend eh, a livello europeo, ma anche e soprattutto che cosa si trova in Lussemburgo in termini di fondi di investimento, i prodotti. E qual è l'efficienza e il know-how lussemburghese. Ho il piacere dunque di presentare Francesca Messini, la moderatrice del, dell'evento sulla gestione patrimoniale. Buongiorno a tutti e benvenuti infatti a questo primo panel che si, che si terrà sulla gestione patrimoniale. La, il, il, partendo dai numeri, l'industria de, della gestione patrimoniale è in continua evoluzione e in continua crescita. Lo vediamo questo a livello globale, ma anche a livello europeo e soprattutto a livello lussemburghese, dove ad oggi ci sono più di 300 fondi di gestione registrati in Lussemburgo con un asset and management che è pari a 5 mila miliardi eh, di euro sotto gestione. Che è un continuo crescita rispetto al 2019. L'obiettivo appunto di questo panel è di darvi un overview di tutto quello che è la panoramica dell'expertise che si può trovare qui in Lussemburgo, parlando dell'ecosistema e anche dei benefici che un investitore italiano può avere nel, nel, nelle strutture ehm, in Lussemburgo. E per questo ho, ehm, ho, la, ho il piacere di avere qui oggi con noi in questo panel tre colleghi e tre esperti del settore. Partendo da Vittoria uh, Faraoni, Senior Associate presso lo studio legale di Anne Lenovery, uh, che ha un'esperienza uh, con e conoscenza nella regolamentazione dell'industria dei fondi. A seguire abbiamo Enrico Turchi, Conducting Officer e Deputy CEO di Amundi Luxembourg. Um, Enrico ha un'esperienza internazionale, ma soprattutto più di 18 anni passati in Lussemburgo nella gestione patrimoniale. E qui accanto a me è Giorgio Medda. Co CEO del gruppo Azimut Group, Global Head of Asset Management e General Manager di Azimut Investment SA, che è la società di gestione uh, del Gruppo in Lussemburgo. Grazie per essere qui oggi con noi. Io inizierei una domanda che rivolgo a Enrico e Giorgio. Ovviamente Lussemburgo è riconosciuto a livello internazionale per il suo ecosistema, ma in concreto quali sono, qual è il valore aggiunto che l'ecosistema lussemburghese dà a delle società come quelle a cui voi siete a capo? Lussemburgo è, è piccola come dimensioni e come numero di abitanti, ma l'industria finanziaria è estremamente importante per l'economia del paese e di conseguenza autorità governative, regolatori eh, prestano una, una vivace attenzione al, al fatto che si possa sviluppare diciamo, correttamente e continuare a essere uno dei, delle colonne portanti uh, della vita di Lussemburgo. Um, tu appunto hai citato ecosistema, l'ecosistema è dato veramente dalla combinazione di tutti gli attori qualificati uh, che si ritrovano a Lussemburgo, a partire ovviamente dal, dal regolatore, ma esteso poi uh, a, a tutto ciò che serve per tra montare un fondo di investimento, quindi le società di gestione, che sono in eccesso di 400, tra uh, aventi licenza anche per prodotti alternativi o meno, uh, gli studi di consulenza, quindi i, i, diciamo gli auditor, gli, gli abiliti di revisione, uh, gli studi che possono assistere con, con pareri di diversa natura, quindi in particolare gli studi legali, ma anche molte altre realtà professionali uh, che possono contribuire alla soluzione di, pro, di problemi tecnici come i cosiddetti PFS, eh, Professional Financial Services, società specializzate in elaborazione di dati, in produzione di KID, in assistenza in generale in industria. Eh, molto importante è anche il ruolo eh, associativo dell'industria, perché in Lussemburgo non esistono attori che hanno una posizione di sp eh, spiccatamente di predominanza eh, nei confronti degli altri, quindi eh, l'industria si raggruppa poi nell'Alfi, che è l'Associazione Lussemburghese dei Fondi di Investimento, che come associazione di categoria promuove eh, moltissimi gruppi di lavoro per approfondimenti, spesso emette linee guida anche per l'attività dell'industria, favorendo quindi il dialogo se vogliamo fra l'industria stessa eh, e il regolatore. Ed è accompagnata da altre associazioni professionali quali l'ARRIM, che è quella dell'associazione diciamo, degli specialisti in risk management, l'Alco, che è l'associazione di compliance officer e così via. Eh, Associato a questo aspetto è legato appunto alla dimensione del Paese e alla coesione del Paese stesso per, per perseguire i migliori obiettivi eh, economici, c'è anche l'approcciabilità delle istituzioni. Che sia regolatore o che sia in autorità di governo non è assolutamente eh, difficile eh, contattare, avere risposte, avere incontri, avere dialoghi e questo favorisce ovviamente lo sviluppo di progetti e offre eh, sicurezza e certezza alle società di gestione nella, nella promozione dei prodotti. Eh, altro elemento è eh, la presenza di un quadro normativo molto solido. Non, non sono perfettamente al corrente di quanto altri paesi in Europa abbiano, ma per esempio Lussemburgo si è dotata tantissimi anni fa di una circolare, la 0277, per la protezione dell'investitore in caso di errori nel calcolo del NAV o di non conformità degli investimenti. Ugualmente Lussemburgo facendo leva molto su uh, metodologie di delega, uh, perché non in Lussemburgo non sono presenti, ad esempio sono presenti soltanto in parte uh, non cospicua uh, gestori di portafoglio, uh, per esempio tutto, tutto ciò che è delega nel settore dei fondi è ben normato da una serie di circolari, la più importante della quale è la 18698, che offre certezza alle management company nella modalità di, di organizzativa ma anche all'investitore nel senso di tutela. Bene, sì, sono tutti degli elementi che poi magari si legano anche un po' al cross border. Assolutamente Francesca, e prendendo spunto uh, da quello che ci ha raccontato Enrico, sicuramente è, volendo avere una prospettiva un po' più macro, L'elemento più importante, peraltro citato anche dal Ministro, è che oggi Lussemburgo è un'entità sovrana con un rating di AAA, chiaramente nell'industria finanziaria il riconoscimento di un merito di credito così elevato si traduce necessariamente in un beneficio Trasferito agli investitori, questo soprattutto nell'ottica e nell'ambito degli ultimi 10-15 anni che ha visto i mercati finanziari essere impattati da diverse eh, crisi economiche. Lussemburgo ha investito tantissimo nel brand, Lussemburgo, chiaramente l'Axmore for Finance è l'espressione più significativa di questi investimenti. Oggi è possibile, per esempio, guardando i fondi USITS, quindi fondi dedicati alla clientela retail, avere l'opportunità di distribuire questi fondi in più di 60 giurisdizioni in tutto il mondo e questo fa sì che avere una presenza in Lussemburgo sia oggi l'opportunità di una piattaforma globale e chiaramente essendo questo un marketplace globale il fatto che eh, la popolazione lussemburghese per oltre il 75% sia rappresentata da non lussemburghesi eh, sia ulteriore testimonianza di come anche la differenza eh, culturale diventi poi un elemento a valore aggiunto anche nella professionalità che appunto Uh, L'industria offre. Tra l'altro, bisogna dire che un regolatore in un contesto di questo tipo ha necessariamente il bisogno di essere un regolatore globale. Il fatto che, nonostante in Lussemburgo l'inglese non sia la lingua ufficiale del paese, in realtà l'inglese è ampiamente utilizzato anche a livello di documentazione eh, di prodotto, agevolando proprio quel processo di accesso e connettività eh, con gli altri mercati. Soprattutto nell'epoca della pandemia, peraltro, abbiamo visto come eh, queste caratteristiche di flessibilità e di adattabilità del mercato si siano poi anche realizzate in un atteggiamento da parte delle autorità che è stato estremamente pragmatico e di vicinanza anche alla volatilità di mercato con tutta una serie di interventi, cito sicuramente quella del monitoraggio sulle condizioni di liquidità che certamente ha rappresentato un elemento di tranquillità per gli investitori. Assolutamente. E Vittoria, se riprendiamo un po' lo spunto da quello che Giorgio menzionava sulle strutture, quindi i prodotti, mm -hmm. vedendola più da, da un quadro regolamentare, legale se vogliamo, ovviamente in effetti il regolatore, l'autorità di vigilanza, la SSF ha, o, ha, mette, ha messo in piedi un framework molto strutturato, ma quali sono diciamo, le caratteristiche più specifiche che questo quadro CO potrebbe offrire agli investitori? Assolutamente, quindi da questo punto di vista i vantaggi che una giurisdizione come il Lussemburgo offre sono molteplici e innanzitutto viene subito da pensare alla cosiddetta toolbox, come la chiamiamo eh, qui in Lussemburgo, ovvero diciamo la gamma dei vari tipi di veicoli di investimento che possono essere, da cui appunto gli attori del mercato possono scegliere per strutturare i, i, gli investimenti e i fondi di investimento. Se devo pensare degli, eh, a, dei, a degli esempi pratici subito mi viene pensare eh, nel 2013 già con, eh, con l'attualizzazione la, eh, dell'IFMD. De, de, de eh, il legislatore lussemburghese è andato molto al di là, eh, ha voluto modernizzare e anche espandere il quadro giuridico e, infatti, ha eh, introdotto la Société en Commandit eh, Speciale, la SSP, quindi una, eh, un tipo di eh, forma legale trasparente, quindi senza eh, personalità giuridica che ehm, offre una particolare flessibilità per strutturare appunto, gli investimenti, soprattutto di tipo alternativo, che si avvicina molto, a alla al Limited Partnership eh, del sistema anglosassone quindi già questo eh, dimostra di quanto appunto eh, il, quadro lussemburghese, il quadro giuridico lussemburghese voglia appunto accogliere tutte le esigenze degli attori del mercato. Un altro esempio molto importante eh, è quella del RAIF, di cui tanto se ne parla, il Fondo di Investimento Alternativo Riservato, eh, arrivato appunto nel 2016, eh, ha, ha dimostrato un grandissimo successo e questo perché beh, è, un, appunto, è un prodotto eh, è, un, è un, fondo di un tipo di fondo di investimento che non necessita l'autorizzazione della CSSF, quindi del regolatore. Questo cosa comporta? Comporta un time to market particolarmente rapido e quindi eh, la possibilità di, eh, appunto di, di eh, creare un fondo di investimento eh, in pochi mesi. Um, poi, come anche già menzionato da Enrico, c'è cioè, uh, comunque sul mercato uh, finanziario troviamo dei service provider particolarmente sofisticati, quindi anche per noi avvocati, quando lavoriamo con, uh, con i clienti abbiamo degli interlocutori che sanno gestire le esigenze e le aspettative dei nostri clienti. Um, infine poi se guardiamo anche al, al regolatore l'accessibilità quando noi inviamo le domande, veramente la possibilità. Di prendere il telefono, trovare la persona di contatto. Um, e inoltre io penso che proprio perché il Lussemburgo come centro finanziario um, la CSF stessa stessa uh, praticamente su base giornaliera si trova confrontata alle, alle tematiche eh, di attualità eh, appunto su, su base giornaliera e quindi praticamente obbligata a confrontarsi con queste tematiche. Sicuramente, grazie. Se guardiamo, e magari rilacciandoci anche un po' all'introduzione che è stata fatta dal Primo Ministro Gramegna sugli elementi, diciamo le tendenze, Diciamo che tutti quelli, li, li, ci sono tre tendenze che emergono più in più, uh, più di frequente. Abbiamo li, l, il fatto che l, le, le, il risparmio deve essere diciamo, a supporto dell'economia, abbiamo l'ISG, tutto il dominio dell'ISG e quello che è la, ovviamente la finanza sostenibile e il trend del digitale, che ovviamente anche questo ci porta a un impatto entrambe anche sulle nostre vite. La, partendo magari da, da te Enrico, come vedi eh, la trasformazione che l'ESG sta avendo sull'industria del risparmio gestito e anche come quindi il contesto lussemburghese diciamo, eh, supporta e reagisce a, a, a questa transizione che sta avvenendo? Ma sicuramente c'è lo stesso tipo di appoggio che avevamo visto manifestato. In, uh, nei confronti dell'industria e eh, eh, ha luogo anche per quanto riguarda la transizione a ISG e SRI forse parlare di transizione non è neanche del tutto esatto perché Lussemburgo ha una lunghissima tradizione di investimenti socialmente responsabili ad esempio a Lussemburgo esiste un'agenzia di notazione per uh, investimenti SRI che si chiama Luxflag uh, che um, lavora più o meno credo da almeno 15 anni uh, al riguardo Comunque anche diciamo, nel, nel, nell'agevolare gli sviluppi eh, necessari con l'entrata in figura dell'SFDR abbiamo avuto ehm, una, una, un atteggiamento estremamente eh, pro industry e pro business molto pragmatico da parte dei regolatori eh, che hanno ad esempio messo in atto eh, nella, attorno alla fine del 2020, inizio del 2021, una cosiddetta procedura eh, diciamo agevolata, fast track per eh, favorire le modifiche di prospetto che erano necessarie per assicurare la, la conformità dei prospetti alla nuova normativa entro, salvero il 10 di marzo, addirittura qui la scadenza è stata, è stata anticipata. Accompagnato a quello c'è anche proprio una flessibilità interpretativa eh, data dal regolatore, eh, o meglio, più che interpretativa, mh, in termini pratici. Ad esempio nel nostro caso, eh, pur essendo una società, diciamo, Uh, spiccatamente orientata a ISG per uh, diciamo anche storicamente ciò non di meno abbiamo dovuto uh, adeguare alcuni fondi o nei casi in cui non fosse possibile adeguare pensare a lanciare nuovi fondi e faccio l'esempio eh, dei, dei fondi digitizzati dove non è possibile fare una transizione per il fatto stesso che bisogna fare riferimento a un indice uh, specifico e dove eh, ci è stato possibile uh, ottenere l'approvazione di un significativo numero di fondi in tempi in tempo di ragionamento brevi. Quindi anche questa è una conferma di come eh, per Lussemburgo sia importante la, la trasformazione eh, e la, la transizione a investimenti eh, sostenibili e come questo venga agevolato eh, non soltanto diciamo, eh, come slogan ma veramente con comportamenti concreti. E questo mi porta un po' a te Vittoria perché io credo che hai avuto l'occasione di, di lavorare, con, scambiarti con dei, dei, dei player dell'industria locale che magari hanno un head office in Italia ma che eh, si sono trovati, a con, sono trovati a confrontarsi con le tematiche di SFDR nel campo dell'ISG dell o altre tematiche. Com'è stato l'approccio e la reazione a questi... Uh, penso che... Um il mm, Lussemburgo ha, ha, ha presentato molti vantaggi in questo, in questo senso perché un po' si sapeva che SFDR doveva appunto, arrivare giustamente la deadline era del 10 marzo eh, però penso che molti comunque siano stati un po' eh, colti di sorpresa inizio dell'anno perché eh, appunto arrivava la deadline eh, fortunatamente appunto altro eh, esempio di pragmatismo da parte della CSSF appunto, ha, messo, ehm, ha, ha concepito questa Fast track procedure, quindi questa procedura che ha agevolato appunto la transizione per eh, riuscire appunto a, a, ad arrivare ehm, in tempo. Eh, in, in pratica con, con SFDR, SFDR gli attori dovevano includere nei vari documenti, nei eh, prospectus e altri eh, documenti precontrattuali eh, le varie, i vari obblighi di, info, di informativa di sostenibilità. E, ehm, grazie a questa procedura veramente che appunto la ha ancora anticipato la deadline al 28 febbraio, eh, già anticipando che ci sarebbero stati alcuni problemi magari, ehm, è stato un modo per noi eh, di riuscire a soddisfare al massimo le esigenze degli attori, perché appunto eh, normalmente è sempre un via vai, eh, chiamate, commenti da parte eh, del, della CSSF e qui questa procedura ci ha permesso di sottomettere, cioè di inviare la documentazione e nel giro in realtà quasi di 48 ore ricevere l'approvazione, quindi molto standardizzato da questo punto di vista. Inoltre, secondo me, è importante anche menzionare l'Alfi, come già a cui accennava appunto Enrico, ha emesso delle linee guida nel contesto di SFTR, che fino ad oggi voglio dire molti temi rimangono magari non chiariti. Quindi sicuramente anche questo è un grande aiuto per gli attori. Certamente. Se vediamo invece c'è un altro aspetto sempre legato al mondo degli ESG dove Lussemburgo ha fatto uno step forward, se posso dirlo così, che è tutto legato a quello che si discute sulla Tax de Benhamon, quindi la riduzione del, della, della, delle tasse sui fondi. Qual è la vostra view, sia Enrico che o Vittoria? La rivolgo ad entrambi? Anche in questo caso è decisamente un'iniziativa che è volta a, a dare un, se vogliamo, un riconoscimento concreto, un, un vantaggio concreto a determinati tipi di investimenti. Quindi è un. Come, come si dice in inglese un walk the talk, mm. uh, ed è al di là del fatto se possa essere o meno uh, significativa dal punto di vista del rendimento diciamo, offerto uh, agli investitori, visto che anche le modalità tecniche di attuazione sono ancora un po' infieri e ci vorrà un certo periodo di rodaggio. Ciò non di meno dimostra uh, chiaramente una, un interesse, una, un impegno da parte delle autorità governative a favorire lo sviluppo di uh, questo tipo di investimenti. Quindi è senz'altro un segnale positivo e mh, capisco che non ci sia qualcosa di equivalente, strettamente parlando, alla tax de bonne main in altri paesi europei, però credo che sia ugualmente un qualcosa di, uh, che non ha un corrispettivo in, in, in altri paesi della comunità. Esatto. Spostandoci invece su delle tematiche più magari digitali, innovazione, Giorgio, alcuni esempi da parte tua che ci vuoi. Ma sì, volevo, volevo cogliere l'elemento della sostenibilità per sottolineare quello che è un approccio, a nostro modo di vedere, particolarmente strategico di Lussemburgo, in cui la sostenibilità non è solo legata al capitale necessariamente ambientale, ma è un capitale inteso nel senso sociale e intellettuale. Eh, in particolar modo il Lussemburgo ha assunto una posizione di leadership eh, per la creazione di fondi che consentano di utilizzare questa enorme liquidità che ormai è stata emessa nel sistema anche a risposta alla pandemia e dà l'opportunità agli asset managers di agire come eh, agenti allocatori di questi capitali, eh, quindi capitali pazienti anche degli investitori Uh, privati con il fabbisogno finanziario delle aziende. Eh, parlavamo prima del toolbox, Vittoria ci raccontava appunto um, delle limited partnerships e del RIFE. Lussemburgo ha assunto questa posizione anche di leadership nel campo degli ERTIF, uh, che sono gli European Long Term Investment Funds, che consentono con limiti di sottoscrizione basse proprio di allocare uh, i portafogli dei clienti privati uh, nella cosiddetta economia reale. In questa particolare fase della nostra vita quasi storica non solo congiunturale essere in grado oggi di poter investire nelle aziende quindi disintermediando in un certo senso anche il ciclo del credito rappresenta una leva di sostenibilità molto importante anche perché va a realizzare appunto poi un impiego efficiente della liquidità che nel sistema c'è poi il capitale intellettuale e quindi che fa chiaramente riferimento all'innovazione il in lussemburgo Probabilmente grazie anche alle dimensioni limitate è stato in grado di attrarre eh, all'interno di eh, strutture eh, dedicate eh, capacità di innovazione e di farlo in maniera molto eh, efficiente. Il nostro gruppo eh, è riuscito a, a portare avanti delle operazioni diciamo, di leadership eh, tecnologica grazie ai service providers eh, locali, l'emissione eh, del primo security token eh, con eh, diciamo, il supporto di un asset manager. Opportunità anche eh, grazie alla lungimiranza dell'SSF di poter gestire strategie nei cosiddetti virtual assets, quindi mm -hmm. eh, le cryptocurrencies, ma in senso eh, più lato anche l'opportunità di utilizzare la tecnologia come leva funzionale del nostro business e eh, FundsDLT, che è una società appunto in Lussemburgo partecipata da stakeholders del sistema molto importanti, a partire dalla borsa di Lussemburgo eh, consentirà per esempio al nostro gruppo di poter gestire end-to-end -end il ciclo di sottoscrizione nei fondi interamente su blockchain che significa innanzitutto eh, tempi eh, molto più compressi nella gestione del processo e ovviamente una, una attrition finanziaria contenuta e quindi un risparmio, un beneficio per gli investitori. Eh, queste sono cose normalmente che succedono solo nella Silicon Valley, ma anche qui c'è una valle, quella della Mosella, probabilmente le temperature non sono come quella della California, ma l'innovazione non è certo da meno. Non ci possiamo diciamo, lamentare, sono sicuramente delle, delle, degli aspetti di innovazione che sono di, direi anche ricorrenti, perché comunque sono ora più attuali e più frequenti, ma sono una cosa che è, si, comincia a essere sistematica. Come magari possiamo vedere anche degli altri elementi di sistematicità che vediamo sempre di più e di più, che è proprio l'integrazione del fintech e del red tech dentro agli aspetti più operativi. Non so se Enrico ci vuoi menzionare qualche esempio di esperienza legata più al red tech. Nell'industria del risparmio gestito? C'è una grossissima offerta, c'è una, una forte presenza di società attive in fintech e regtech, eh, spesso agevolate da iniziative governative e da iniziative anche di grossi gruppi finanziari, eh, che stanno sviluppando eh, tutta una serie di soluzioni, magari a microprocessi che sono parte del ciclo, ad esempio nel nostro caso dei fondi di investimento. E, e li possono agevolare dai controlli di conformità sugli investimenti a, a altri aspetti. E dove personalmente ehm, abbiamo visto diciamo, un, un buono sviluppo anche nella, nella pre copresenza di soluzioni e diversità, eh, competizione diciamo positiva tra diversi attori, eh, sono soluzioni anche che, che agevolano il il modello lussemburghese stesso eh, molto improntato sulla delega e improntato sulla distribuzione internazionale. Quindi ehm, soluzioni che possono agevolare appunto, non so, per esempio il, il processo di due diligence sui service provider o sugli investment manager o anche la raccolta di, di dati inerenti in New York Customer per i distributori, che è un'esigenza un molto importante anche atta a salvaguardare. Diciamo, uh, la comunità in senso lato per quanto riguarda i controlli anti-money laundering esatto. e la, la, la sicurezza della, della bontà del denaro nel sistema finanziario. Esatto. Non so se Giorgia aveva dei altri elementi. No, ritengo che la tecnologia oggi rappresenta sia un oggetto di investimento e una modalità mm. uh, di investimento. Chiaramente il fatto che ci siano più di 5 mila miliardi di euro di massa in gestione in Lussemburgo rappresenta un greenfield naturale che vede appunto, operatori anche locali poter realizzare questi uh, benefici uh, per i clienti. Mm. Non dimentichiamoci poi che immagino una vittoria dal punto di vista diciamo, regolamentare, si parla molto ecco, di deleghe, di outsourcing e così via, ma ovviamente c'è comunque un focus molto stretto su tutto quello che è l'oversight. Assolutamente e magari anche da, da un altro punto di vista eh, quello che vedo io nella mia esperienza da non dimenticare dal punto di vista sviluppo tecnologico anche la CSSF eh, si sta modernizzando, sta ehm, creando dei nuovi eh, sistemi di approvazione eh, online e altro, quindi anche lì vediamo uno sviluppo appunto per facilitare eh, l'approvazione dei, dei, dei vari documenti e, e fondi di investimento, una piattaforma online. Bene, uh, penso che è tutto, siamo quasi alla fine del nostro, del nostro panel, io vorrei ringraziare moltissimo i nostri speaker, per, i nostri panelist per aver partecipato oggi e aver contribuito da Vittorio, Enrico e Giorgio e a questo punto lascio la parola al secondo panel che si uh, focalizzerà su tutto quello che è il wealth management. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie Francesca, sono Silvia Bracaloni e ho il piacere oggi di moderare questo secondo panel dedicato a Well Management del Focus on Italy edizione 2021. Ad animare insieme a me sono, ladies first Luca non me ne volere, Alessandra Merlino di Regulatory Affairs di Picte. Uh, Luca Lazzati, eh, Deputy Head de, de, dell'International market, de market of the Société Generale e Niccolò Polli, CEO di HSBC qui in Lussemburgo. Benvenuti. Um, in considerazione della assoluta particolarità del periodo che abbiamo attraversato e che purtroppo non c'è ancora alle spalle um, penso che l'incipit di questa nostra chiacchierata non possa prescindere dal chiedere a uno di voi in che modo la crisi sanitaria abbia impattato l'attività del, del private banking che sfide gli abbia lanciato e che tendenze abbia promosso Nicolò posso, sì. posso rivolgere a te la domanda? Sì grazie mille eh... Innanzitutto grazie per, uh, a LFF e a tutti per avermi invitato. Io sono Nicolo Polli, sono italiano di origine, però eh, la mia lingua primaria era eh, l'inglese, quindi vi chiedo un po' di eh, compassione se eh, non riesco a dire tutto molto bene. Eh, questa crisi ci ha impattato in eh, vorrei dire tre modi. Eh, la prima è la digitalizzazione, e questo forse dico un po' una banalità, però eh, lo sappiamo tutti. La seconda è Sustainable Finance e la terza è ehm, un'esplosione del debito e anche sul Lombard Lending in questo. Quindi la prima eh, digitalizzazione penso lo, lo vediamo tutti, no? dobbiamo lavorare da casa, i clienti non possiamo più andare a vederli, non possiamo più andare in negozi, quindi Amazon è esploso, Deliveroo e altre aziende così anche, le valutazioni FinTech sono veramente alle stelle, chi ha una piattaforma eh, vince i clienti si devono anche adeguare a questo, quindi interagiscono con noi come banca eh, molto più su canali digitali. E l'abbiamo visto anche nei mercati che Amazon, eh, Deliveroo, eh, Revolut, eh, Klarna, tutti questi sono aumentati, Zoom, eh, Box, eh, sono aumentati molto di, di, di valutazione. Tutto old economy non, non vale più così tanto, quindi, questa è un po' la, la prima cosa, come banca ci siamo dovuti adeguare a, a, a questo. Il secondo è Sustainable Finance perché c'è stato veramente un risveglio ehm, collettivo, eh, sociale per l'ambiente, credo. Essendo tutti a casa eh, per tanto tempo ci siamo rallentati, non abbiamo più preso otto aerei a, a mese, non abbiamo più fatto due ore di macchina andando avanti e indietro, non c'era più questa follia. Se guardiamo il cielo era azzurro e non c'erano tutte le strisce di varie aeree che andavano a destra e a sinistra. E quindi eh, gli animali tornavano. Mi ricordo sempre questo: a Londra c'era il volpe che è tornato. E penso che ci sia stata un po' una sensazione di dire: Ma, ma cosa stiamo facendo? No? Cioè, cioè, questo paese è nostro, abbiamo questo paese, questo mondo è nostro, eh, ci dobbiamo riconnettere con la natura e dobbiamo prendere eh, take care of her. Eh, e quindi sustainable finance è esploso in questi ultimi 18 mesi. E l'ultimo è il debito. Con le tasse così basse, adesso anche il US dollar che è andato sotto, sotto l'1% dal 2 a 2,2%, eh, non c'è più rendimento. Non c'è più rendimento e abbiamo dovuto avere un po' di QE e iniettare un po' di fondi nell'economia per sostenerla. E quindi il debito e lombard lending, anche con cose un po' più esotici, è, è diventato più importante. Quindi questi sarebbero i tre impatti maggiori che, che ho visto. E Luca, tu che sei a contatto invece diretto ormai da tanti anni con la clientela, in che modo è cambiato eh, il rapporto con, con i clienti? Eh, come avete gestito le loro aspettative a distanza? Eh... Allora, innanzitutto proprio al momento della crisi aumentando i contatti, visto che non ci si incontrava più fisicamente ma si era... Eh, costantemente in contatto diciamo, con i clienti per gestire la situazione diciamo così, di crisi di mercato e poi anche iniziare per riflettere su come riposizionare i portafogli eh, tenendo in considerazione degli impatti immediati del, della pandemia sull'economia e su quello che sarebbe anche il post-pandemia quindi iniziare a prevedere eh, determinate, eh, determinate azioni nei portafogli. Eh, diciamo che mh, da una parte le banche si sono adeguate anche i clienti si sono adeguati nei modi di comunicazione. Eh, non è più il contatto fisico, non erano più le chiamate, magari via Skype, ma si sono moltiplicati i metodi di canalizzazione e in più di, di comunicazione. E in più ehm, c'è stata un'accelerazione in, in un trend, quello della digitalizzazione: penso che in due mesi si è fatto qualcosa che normalmente si sarebbe fatto in due anni. E cito sol soltanto un, um, un fatto, per esempio, quello della firma elettronica, perché i clienti avevano comunque bisogno di mettere in piedi tutta una serie di operazioni, firmare documenti eh, in posti diversi, non sempre dove avevano una stampante, però con l'elaborazione e l'implementazione della firma elettronica dei documenti si è andato avanti comunque in modo corretto. Ecco. Quindi, se capisco bene Luca. In qualche modo la banca privata ha accelerato anche un po' la risposta alle, alle esigenze delle nuove generazioni forse. Esattamente, esattamente, perché effettivamente le nuove generazioni da una parte che hanno una cultura finanziaria già migliore, hanno una sensibilità anche eh, rispetto all'ambiente o alle tematiche sociali molto più, più, più ampie. Ma mh, se si può riassumere con un'immagine, eh, le nuove generazioni sono nate con un telefonino in mano, quindi si aspettano, diciamo così, dalle Comunicazioni semplici e restituzione anche di risultati eh, corrette, professionali, ma eh, spiegate in, in modo, cioè dispiegate via un'applicazione, un per esempio, raggiungibile anche via il, il telefonino. Eh, quindi questo sicuramente ha, va in questo senso. Poi questo sul modo di comunicazione con le nuove generazioni. Sicuramente c'è stata un'accelerazione. Poi già il trend era in atto, era quello di mettere in avanti nei portafogli tutte le tematiche ISG, eh, Private Equity, Impact in Investment, dove possono misurare, diciamo così, effettivamente a un dato investimento qual è il ritorno sociale e ambientale. Ecco. Da anni, eh, soprattutto noi legali no, o esperti regolatori <ride> e nelle, nelle varie entità bancarie o assicurative, siamo confrontati a un contesto normativo focalizzato eh, sulla trasparenza, non solo fiscale ma anche a livello di informativa della clientela. Contesto che oltretutto a, so, dopo il Brexit si, frammenter si frammenterà ancora di più. Eh, visto che verrà meno la funzione armonizzante della legislazione europea. Secondo te quali sono i punti di riferimento, le stelle polari che l'attività bancaria Prevet non dovrà mai perdere di, di riferimento in questo contesto normativo sempre in evoluzione? Sì, il contesto regolamentare è certamente in continua evoluzione, come lo dici bene Silvia, però in realtà le stelle polari, i punti di riferimento chiave che non bisogna assolutamente perdere di vista sono senz'altro la disclosure, ma non solo quella fiscale, anche la disclosure informativa che sia a livello di informazione dei clienti, che è resa anche più agile da tutte queste electronic signature e scambio di informazione via elettronica, quindi più informazioni domandate, più data processing da fare più questionari per i clienti, che sia KYC o money laundering, e che sia anche altre eh, informazioni da collezionare per eh, contribuire anche a uno scambio più importante intra-regulators di, di questi elementi informativi che sono un po' una novità ecco, di queste normative money laundering più recenti, la 5 per citarla. Quindi qui a Lussemburgo, come nel resto dell'Europa, abbiamo messo, messo su questi tre registri, le trosse FDC, i conti bancari, il BOT. E tutta questa trasparenza è, è un tema veramente, come dici tu, una stella polare chiave, direi la stella nord proprio ed è un tema regolamentare che secondo me durerà ancora per qualche anno. Poi, nei temi stelle polari, diciamo più, non voglio dire di transizione, ma i grandi classici, abbiamo comunque i nostri uh, signature regulation, come la US, ma anche le IFMD, il package prudenziale, per non citarlo, CRR, CRD quindi ha anche molto lavoro, non necessariamente dovuto alle circostanze pandemia uh, o elettroniche, sono veramente, come dico, sono dei classici, quindi è uh, una lame de fond, come si dice in Francia, per, uh, che, che è un uh, here to stay. Nel, nel, nella nostra to-do list di uh, regulators e di uh, legali. E la terza, la terza stella polare che tu citi, il Brexit, quindi questa frammentazione dei mercati e quindi l'uscita di Londra, il punto di riferimento dei mercati finanziari, che può essere visto da certi come. Una minaccia forse, ma in realtà io penso personalmente che sia anche un'opportunità per noi in Europa continentale, Il Lussemburgo chiaramente uh, ha delle, delle opportunità che si aprono da questa uscita, uh, so to speak, di Londra dal, dal panorama regulation europeo e dal mercato, e quindi di riconcentrarsi qua sull'Europa continentale con delle ottime opportunità per noi nel private banking lussemburghese, assolutamente. Sì, sicuramente. In, nel contesto che abbiamo appena delineato, secondo voi, quali sono i vantaggi che offre il Gran Ducato e quali prospettive può aprire alla clientela private internazionale e soprattutto italiana? Sì, eh, vado io. Sì. Eh, abbiamo parlato un po' di Brexit e, e questo è importante perché io mi ricordo quando c'era il, il referendum di Brexit un paio di anni fa si parlava molto di uscire dall'euro, di uscire dall'European um, eh, Union e di avere anche un European Union a due, due velocità, no? con la Germania, la Francia, il Lussemburgo e altri, e poi i cosiddetti pigs, il Portogallo, l'Italia, eh, Grecia e, e la Spagna. E quindi uno dei vantaggi del, del, del Lussemburgo è diversificare il rischio paese, che esiste, lo, lo dimentichiamo ogni tanto, però esiste, non solo Brexit, che è una cosa che Direi high impact, basso probabilità. Però ci sono altri, c'è un, un rischio governo, c'è il rischio fiscalità. Ci sono vari rischi eh, con avere tutti i fondi in un paese. E quindi è una cosa naturale. No? Io prima di essere CEO facevo anche un po' di risk management. E quindi è una cosa normale capire e diversificare, non è soltanto eh, fare un portafoglio diversificato, ma avere tutto. E quindi se uno. Um, è d'accordo con questa conclusione che c'è una diversificazione paese che, che bisogna fare perché non, non, veni, non veniamo compensati in più per avere i fondi in Italia investiti in ETF o investiti nel, nel mercato americano, non, i ritorni non sono, sono uguali. E quindi, eh, se questa è la conclusione, possiamo fare due, un paio di, di valutazioni: dove mettere un paio dei, del patrimonio, dove, dove mettere i nostri fondi. Considerazioni sarebbero eh, che questo paese sia nell'Unione Europea, perché così abbiamo lo stesso quadro normativo che è stabile no? da un punto di vista politico anche fiscale, quindi eh, debito per PIL, che parlano italiano eh, o, o, o che almeno si, si possa lavorare in italiano in qualche modo, che ha accesso a tutti i prodotti di cui siamo abituati anche in Italia, quindi i fondi, il debt, uh, private equity, hedge funds, anche crypto, perché no? che è facile essere, avere onboarding, e qua c'è molto fintech, c'è il pannello dopo eh, su fintech in Lussemburgo e, e, e l'onboarding dei clienti, anche europei, è, è abbastanza snello e facile. E poi che c'è un trattato sulla doppia, eh, doppia imposizione. Quindi facendo tutte queste valutazioni, Lussemburgo, ai miei pareri, è, è il numero uno in Europa. Um, quindi... Alessandra, hai qualcosa da aggiungere? Tu cosa ne fai? Nicolò ha, ha già sottolineato molti dei vantaggi della piazza dei Lussemburghesi, io direi in una tagline, place to be, nel senso che veramente qua è una, una piccola economia molto aperta, con questa amministrazione eh, molto pragmatica e molto business friendly nel senso buono, quindi molto agile ed, ed efficace. Una capacità anche uh, di, di, di proporre tutta una serie di prodotti tailor made per tutte le esigenze, nel private banking tutte le opportunità uh, sono disponibili per i clienti dell'Ultra High Net Worth Network, Insomma, si, può fare, uh, si può veramente rispondere a tutte le esigenze, quindi eh, no, non posso che uh, sottolineare e, e support tutto quello che è stato detto da Nicolò, il Lussemburgo assolutamente è uh, on, on top of its game. Luca, ti lascio aggiungere. Sì, io aggiungerei un qualcosa eh, sul fatto che Lussemburgo eh, Lu può essere il place to be anche per la strutturazione dei patrimoni per le famiglie UHN, ehm, perché effettivamente sono sempre più internazionali, anche i loro investimenti sono sempre più internazionali, e bisogna di solito per fare la strutturazione di un patrimonio collocarsi in una giurisdizione pivot, stabile dal punto di vista politico e finanziario fatto di essere ancora, avere un rating tripla A, questo è già una garanzia per il momento attuale e anche eh, prospettico, diciamo e ehm, quindi questo è già un, un primo punto. E poi soprattutto eh, presenta tutta una serie di strumenti giuridici di, di facile utilizzazione. Possono, eh, si può andare dalla società una comandita specializzata che è stata introdotta recente, qualche anno fa ormai, eh, nella giurisdizione lussemburghese che permette una certa flessibilità nell'elaborazione degli statuti e quindi che risponde a delle tematiche di governance. Si può passare quindi all'Evergreen, che sono le famose SOPARFI per le detenzioni di partecipazioni, andare poi a delle soluzioni eh, un po' più elaborate, quali possono essere i fondi e qui si, apre, eh, si aprono tutta una panoplia di fondi, eh, si va dal fondo di investimento specializzato, il famoso SIF, che richiede un'autorizzazione alle autorità locali, oppure i fondi di investimento riservati, i famosi RAIF, dove invece si evita questa doppia eh, diciamo così, autorizzazione a livello di società di gestione e a livello di fondo. Quindi, diciamo, mi ripeto, è il place to be per la strutturazione patrimoniale. Rispetto a questa, vogliamo chiamarla, cassetta degli attrezzi offerta dal Lussemburgo um, e che ci ha appena prospettato Luca, um, come si collocano i prodotti alternativi e la finanza sostenibile? Alessandra? Prodotti alternativi sono già un'offerta che, uh, che permette una diversificazione per il private wealth management che esiste già da Lussemburgo da diversi anni, ci sono diversi veicoli tipo Manco che fanno del PRE che è abbastanza insomma, popular, uh, sono, sono, ci sono anche degli effetti di tendenza, ma comunque per l'alternative investment è già un punto acquisito. Vorrei pa passare forse qualche minuto in più sugli aspetti ESG e l'investimento responsabile. Il, Uh, la piazza lussemburghese è un po' al, um, all'avanguardia, nel senso che sia i fondi che le banche, i private fund managers, sono stati un po' uh, first movers. Nell'ISG Space e quindi queste soluzioni ESG per il quale il quadro regolamentare chiaramente è ancora in corso di, di stabilizzazione, quindi queste soluzioni sono proposte, ma sono anche in corso di discussione quindi se ne parla tanto. Ma poi eh, penso che i frutti reali o comunque il, eh, gli investimenti, questo afflusso di investimenti che, che sono aspettati dall'ISG Solutions, sta arrivando, arriverà progressivamente. Ma c'è un push chiaro dalla parte dei, uh, degli attori private in banking eh, ed è là che uh, bisognerà veramente differenziarsi rispetto alla clientela proponendo non solo queste soluzioni utili ma anche facendo un, uh, una sensibilizzazione insomma, della clientela come è stato già evocato. Alcuni clienti sono più... Uh, Uh, come dire, in tune con uh, le, le, le nuove tec le tecnologie l'environment eccetera quindi diciamo le uh, tech fortunes sono forse più uh, uh, all'ascolto di queste nuove proposte, uh, proposte di investimento e diciamo che la old money o le old patrimoine uh, hanno bisogno forse un po' più di essere uh, accompagnati per mano e di, 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 di scoprire queste, queste soluzioni di investimento. Le soluzioni ci sono la clientela è, è recettiva e dei dimanda Uh, le soluzioni Responsible investment ci tengo anche qui a sottolinearlo: non sono una novità per molti degli attori della piazza finanziaria lussemburghese. Per esempio, PicTe, da noi il, il, il thematic investment e il sustainable investment eh, già una, sono già strategie che, che, uh, che portiamo da anni. Sono veramente una convinzione del corporate. Il thematic funds water festeggia quest'anno 20 anni da PicTe, quindi sono veramente noi delle soluzioni di investimento che portiamo da, 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 da molto tempo e che la clientela apprezza, adesso effettivamente diciamo che il, lo scope dei clienti interessati ha veramente, eh, sta veramente aumentando anche per un push regolamentare eh, della, della Commissione, di EU Action Plan. Quindi ci sono diverse forze che contribuiscono insomma, a, questo, a questa esplosione dell'interesse negli ESG Investment che comunque ci tengo a, solito, a sottolinearlo per alcuni di noi sono un po' Uh, business as usual in un certo senso. Nicolò, da voi? Sì, <coughs> allora, eh, la finanza sostenibile è un must have ormai, eh, perché se no i nostri figli ci odieranno se continuiamo a rovinare questa pianeta come, come abbiamo fatto fino adesso. Eh, ed è vero che alcuni parlano di multi-planetary multi eh, con SpaceX Inspiration4 quindi andiamo a, a trovare nuove pianete ma, ma nel frattempo occupiamoci di questa cosa che, che abbiamo e, e quindi Sustainable Finance è, è veramente un must have i nostri clienti iniziano anche a richiederlo prima mh, devo dire che le conversazioni su Sustainable Finance erano un po' più instigate da noi al cliente, volete vedere cosa c'è, cosa abbiamo, cosa si possa fare adesso spesso i clienti anche vengono da noi e ce lo richiedono cos'è che fate voi? Quali sono le, le opportunità? Um, e noi abbiamo creato uno spectrum, quindi all'inizio era eh, eh, ritorni finanziari soltanto, un tipo di eh, solo risk return uh, rewards, no? quindi solo quello, Quando era, quanto era il mio rendimento. Quello ormai non lo facciamo più, tutti i prodotti che abbiamo lanciato sia in Lussemburgo che in Irlanda da uh, oltre un anno sono in qualche modo green, ESG compliant, sustainable o, o altro. E quindi siamo passati, e direi che il default adesso non è più i ritorni finanziari, ma è quello che noi chiamiamo l'investimento um, responsabile. E quello avrà qualche ESG uh, approach, integrazione di ESG per capire uh, la valutazione di tutti i prodotti o di tutti gli equities su un punto di vista ESG e, e avere quello come, um, uh, come benchmark. E quello sarebbe il nostro default per i, per i fondi che lanciamo. Oltre a quello, adesso andiamo all'investimento eh, sostenibile, che sono più, come ha detto Alessandra, su thematics. Quindi anche lì ci sono i 17 Sustainable Development Goals delle Nazioni Unite e uno può scegliere uno o l'altro, acqua pulita, uh, eradicate poverty, women in, uh, uh, women's health, e, e, eccetera. Non ne so tutti i 17, ne so solo un paio. O ci sono gli SG enhanced, quindi mm. possiamo anche dire eh, quale tipo di, di ESG vogliamo, quale scores, più sulla E, la S, la G e quindi questo è più la, eh, gli investimenti sostenibili. Dopodiché c'è anche impact investing e questo è più su progetti specifici dove noi riusciamo a misurare l'impatto diretto che possono avere, quindi spesso sono finanziamenti, bonds o loans, perché tu dici io voglio un green bond focalizzato su wind power, solar power o qualcos'altro e riusciamo a, a misurare esattamente l'impatto che ha. E poi c'è la, la philanthropy. E quindi noi per adesso impattiamo, andiamo a puntare su questi tre: eh, Responsible, Sustainable e poi Impact Investing. E i fondi che abbiamo lanciato sono di base in responsible e, e poi molto ci con, concentriamo su sustainable e iniziamo a fare un po' più su, su Impact. Però è veramente un must have. I clienti ce lo richiedono, ma i figli nostri almeno i miei ce lo. Imponono. Esigeranno, si sì, sì. capisco. Luca? Sì, anche noi abbiamo constatato lo stesso diciamo così, movimento, lo stesso trend. Inizialmente eravamo noi che proponevamo ai clienti questa tematica e poi sempre di più invece sono i clienti stessi che ci chiedono effettivamente di integrare questi, questi criteri. Devo dire che noi come private banking ormai non diamo, quando analizziamo un portafoglio non diamo più neanche eh, semplicemente il ritorno, la, la performance di natura finanziaria, ma diamo anche il livello medio eh, secondo il rating ISG del, del portafoglio, in modo tale che lo si possa anche migliorare e tener conto di questo. Basta anche pensare che a volte certi titoli, pur avendo un buon ritorno finanziario, non vengono inclusi nel mondo, eh, diciamo così, nell'universo di investimento perché hanno un rating ISG particolarmente basso. Quindi già questa è un'impostazione di fondo molto, eh, molto importante. Eh, detto ciò, ehm, una cosa importante per la piazza del, del Lussemburgo. Eh, Um, giusto per dire anche quanto è lungimirante poi la piazza l'azione la, governativa è il fatto che effettivamente bisogna dare un rating a certe azioni a determinati fondi e qui in Lussemburgo giustamente c'è un'agenzia LuxFlag che ha elaborato un proprio rating e ISG quindi c'è anche una garanzia poi quando si parla di una determinata nota eh, ISG che sia calcolata in modo chiaro e, e trasparente e per, immagino, soprattutto per rassicurare anche l'investitore sul greenwashing, sul fenomeno del Greenwashing che purtroppo vediamo ogni tanto insomma, sui media. Quindi questa, questa in qualche modo flaggizzazione, questo, in qualche modo protegge e rassicura sicuramente sì, l'investitore. Um, Solo una cosa sul sì. Greenwashing, scusa, perché il Greenwashing se, se ne parla molto. E non è solo eh, per mancanza di, cioè, di gente che vuole in qualche modo far sembrare qualcosa green che non è green, è che è complesso. La domanda è, è veramente complesso capire se quanto è verde una Tesla paragonata a una Kia elettrica, paragonata a una ibrida e ci sono dei calcoli da fare cradle to grave e, e quindi il greenwashing esiste dappertutto e l'UxFlag eh, cioè, ci aiuta a capire queste, queste, le risposte a questo è verde o non è verde o quanto è verde, però è. Ci, ci vuole un po' di tempo. Sì, eh. Sono assolutamente d'accordo con te, anche perché tutti i criteri normativi che diciamo così le, le direttive che ci sono state date a livello europeo vanno soprattutto sulla definizione, sui criteri che definiscono la, quella che tu hai chiamato I, no? La mm -hmm. E, l'environment, ma sul social è, è, è molto più è molto più delicata la cosa e sì. molto più labile anche no? i criteri da seguire. Sì, e bisogna anche che gli attori, diciamo così, quindi tutte le società, e i vari fondi, poi pubblichino determinate informazioni in modo tale che la, la nota che venga attribuita possa diciamo così, essere effettivamente eh, data su delle basi, su delle basi solide. Ecco. Quindi c'è un lavoro effettivamente di tutte le parti. Alessandra. Stavo pensando a questo quadro regolamentare sull'ISG, veramente che lui è poliforme ed è ancora in piena evoluzione, stabilizzazione e tutti i punti che sono stati uh, proposti lo, 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 lo sottolineano. C'è bisogno veramente di questo quadro che possa convalidare questo Sustainable Investment e questi ISG. Uh, e rassicurare gli investitori, i supervisori, le, tutti gli stakeholders della piazza. Ed effettivamente è ancora work in progress. Però insomma, qua a Lussemburgo abbiamo, abbiamo la cassetta degli attrezzi adeguata e, e le autorità, l'Uxflag ci accompagnano. Però effettivamente è un dibattito che sta soltanto iniziando allora vedo dal Maxi Schermo qui davanti a noi che il tempo a nostra disposizione. È quasi scaduto, eh, è giunto quindi il momento per me di ringraziare i, coloro che hanno accompagnato questa piacevolissima mezz'ora di chiacchierata. Grazie Alexandra, grazie Luca, grazie, grazie te, di Nicolò. Sì. Passiamo il testimone al terzo ed ultimo panel della, della mattinata e a voi che continuate a guardare e a seguirci un buon proseguimento. Buona giornata. Salve e benvenuti a questo terzo e ultimo panel di LFF Focus on Italy. Eh, sono Daniele Calderai e oggi rappresento la Loft. E qui con me abbiamo altri quattro rappresentanti del FinTech in Italia, in Lussemburgo, ma in generale in Europa. Alberto Dalmasso, fondatore e amministratore delegato di Satispay. Uh, Matteo Cernuschi, fondatore e um, direttore uh, operativo di Anote Music uh, Paolo Brignardello, direttore commerciale di uh, Fans DLT e Samantha Barbero, uh, ecosystem manager di Assofintech Italia Ecco, uh, proprio uh, con Samantha uh, vorrei scambiare due parole riguardo l'MOU che Loft ha firmato uh, scorso maggio con Asso Fintech stringendo ancora di più i rapporti tra Lussemburgo e l'Italia. Vorrei chiedere quali sono i vostri obiettivi eh, in Asso Fintech e eh, di darci un po' una panoramica del fintech eh, in ambito europeo e anche qualcosa sui pagamenti digitali eh, in questo periodo. Sì, certamente con piacere, grazie per l'invito. Eh, dunque, Asso Fintech è l'unica associazione italiana che rappresenta il mondo fintech e di InsureTech, e recentemente abbiamo ricompreso anche il PropTech. La mission di Fintech è quella di creare un ecosistema virtuoso eh, dove tutti gli operatori di settore possono incontrarsi, dialogare, confrontarsi eh, e lavorare insieme per far crescere l'ecosistema e l'industria stessa in un ambiente che noi definiamo neutrale. Per fare questo eh, Fintech si confronta continuamente con i propri peers a livello internazionale ed è con grande orgoglio una delle collaborazioni per noi di maggior valore, proprio quella con The Loft con il quale abbiamo siglato recentemente la MOU, come eh, anticipavi poc'anzi. Il nostro obiettivo è lavorare eh, per far crescere e maturare l'ecosistema, dialogando con le istituzioni, come, come già eh, abbiamo fatto diverse volte in passato, eh, e soprattutto portare esempi virtuosi che funzionino e creino valore condiviso per tutta l'industria finanziaria e naturalmente eh, il consumatore. E questo per diventare uh, sempre meno follower e sempre più, come vogliamo definire noi, first mover. Uh, infatti la MoU che uh, abbiamo siglato fra noi prevede diversi momenti di confronto, incontro, tavoli di lavoro congiunti che coinvolgono i nostri reciproci ecosistemi e questo per fare sistema e massa critica. Uh, per capire soprattutto come e dove innestare azioni che possano far scalare le nostre società e portarle a livello internazionale pronte per diventare leader dei propri settori, dei propri segmenti. Um, in questo momento uh, il mondo fintech è un ambiente uh, sempre più dinamico e competitivo, soprattutto al di fuori dei confini uh, italiani. Attualmente i trend del mondo fintech sono rappresentati dall'effervescenza di crescita e dal panorama degli investitori di settore nazionale e internazionale naturalmente. Uh, il fintech si, si sviluppa ormai su diversi e molteplici verticali, eh, ognuno con le proprie eh, tecnicalità e normative del caso. Durante questo periodo di pandemia tutto il comparto fintech ha visto una forte accelerata, questo dato anche dalla... Da, da, da questa forzatura di passaggio uh, dal fisico al digitale, ma in particolare segnaliamo il segmento dei pagamenti digitali, che da un lato hanno reso possibile la diminuzione di contatto con i contanti, che era un requisito fondamentale di, di, di quel e di questo periodo che stiamo ancora attraversando, e dall'altro hanno agevolato anche gli acquisti da remoto. Grazie Samantha, eh, come specificato da te il settore dei pagamenti eh, ha avuto una fortissima crescita negli ultimi anni ma abbiamo visto il picco soprattutto durante la pandemia e oggi abbiamo Satispay, eh, azienda leader in Italia ma con forte espansione europea eh, che oggi rappresenta il settore e eh, vorrei sapere da Alberto eh, come funzionano i pagamenti, eh, cosa fa Satispay per supportare l'economia reale, i commercianti e in generale eh, le persone che vogliono pagare nella vita di tutti i giorni. Bene, intanto grazie per avermi oggi come ospite, è un piacere. Eh, Satispei ha da poco raggiunto 2 milioni di utenti consumatori e 160.000 esercenti. Quello ci, che ci caratterizza è un'attenzione particolare alle esigenze dei commercianti e proprio per questo abbiamo creato innanzitutto uno strumento di pagamento indipendente dalle carte di credito con l'obiettivo di approfittare del network di pagamenti interbancari europei e abbattere i costi. Satispay non ha per gli esercenti commissioni sotto i 10 euro e costa solo 20 centesimi fissi sopra i 10 euro. Questo è stato un po' il nostro modo per entrare nel mercato um, e i pagamenti diciamo, sono l'angolo che abbiamo scelto, soprattutto i pagamenti di tutti i giorni, perché sono la transazione finanziaria di base, sono il motivo per cui tendenzialmente... Um, un consumatore o un esercente si approcciano al mondo de degli intermediari finanziari, proprio perché poter eseguire pagamenti o poter accettare pagamenti sono la, uh, il servizio finanziario di base. Saper dare questo servizio in modo efficiente, in modo economico, vuol dire davvero servire la comunità di consumatori ed esercenti. Se vogliamo andare oltre, che è quello che vogliamo fare, ritengo che. Gli attori fintech del mondo dei pagamenti, soprattutto se si rivolgono, come nel nostro caso, eh, molto ai piccoli esercenti con negozi fisici, quello che devono fare è essere dei partner di riferimento nella digitalizzazione. Quello che è successo, soprattutto durante la pandemia, è stata una corsa a soluzioni di digitalizzazione e grazie a piattaforme come Satispay, come Shopify e altri, i piccoli esercenti hanno trovato degli strumenti stabili, scalabili, su cui iniziare a accettare pagamenti online, accettare pagamenti da remoto, dialogare con i propri consumatori anche quando non possono essere fisicamente presenti nel negozio. Ecco allora, il vero contributo eh, che vere aziende fintech, che quindi su questo insisto con un concetto a cui tengo molto, cioè società IT, che sono anche intermediari finanziari, ma che hanno nell'IT il loro core, la capacità di sviluppare prodotti e servizi di alta qualità digitali, scalabili, possono dare un enorme contributo affiancandosi ai piccoli esercenti portandoli per mano su delle piattaforme stabili in un mondo in cui l'esperienza di acquisto nei loro negozi sarà un ibrido tra l'acquisto online, l'acquisto nel negozio fisico. Eh, il delivery, il fare ordini da remoto proprio perché è importante che si facciano trovare pronti, altrimenti cambiamenti sempre più repentini rischiano di tagliarli fuori eh, dal mondo del commercio. Grazie Alberto. Uh, un altro settore, che, nonostante i numerosi scetticismi, sembra non arrestarsi, è quello della blockchain. Sia in Lussemburgo che in Italia vediamo numerose startup che stanno facendo molto bene. Eh, Samantha, eh, puoi dirci qualcosa al riguardo? Assolutamente sì, ed esattamente come anticipavi. Eh, un altro tema fondamentale del segmento fintech è proprio l'universo blockchain. Eh, tecnologia che attualmente eh, è vista ancora come marginale, ma dal nostro punto di vista eh, questa sarà fondamentale, trasversale su tutti i settori economici in un futuro molto prossimo. Uh, questo per uh, abilitare e permettere il passaggio da procedure burocratiche e lunghe e faraginose a pochi click, in grado di confermare, certificare, trasferire, replicare, uh, conciliare le operazioni, azzerare errori e ridondanze. Velocizzare dunque qualsiasi operazione, ma soprattutto certificare le fonti, uh, quella che viene chiamata la notarizzazione, creando così una trasparenza totale. Vogliamo, in merito alla blockchain, citare alcune, eh, alcuni esempi eh, delle, delle attuali applicazioni, eh, per esempio la certificazione delle notizie contro le fake news eh, adottata da ANSA, il mercato di compravendita di energia tra privati, che è ancora in fase di lancio in merito alla liberalizzazione dell'energia, la certificazione della filiera agroalimentare del Made in Italy, che per noi è un tassello eh, fondamentale per le contraffazioni, Uh, L'arte certificata e le copie di opere d'arte, quindi parliamo di digital asset tokenizzazione, uh, riconoscimento dei titoli di studio nell'Unione nell Europea, la proprietà intellettuale come opere musicali e video, uh, in ambito pharma e filiera healthcare applicata uh, come anticontraffazione su tutta la filiera supply chain, in logistica uh, applicata su porti e dogane. Uh, quindi vedete le, 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 come e quante applicazioni sfaccettature varie possono essere uh, usate in, in blockchain uh, un altro esempio di intrattenimento uh, il famoso gioco fantacalcio è passato su blockchain e in asset management uh, è utilizzata per velocizzare l'onboarding dei clienti soprattutto per la procedura know your customer per la digital identity e per tutti i dettami eh, di antiriciclaggio. Grazie Samantha. Una di queste aziende che sta cavalcando l'onda del successo è proprio FansDLT con importanti partnership eh, lussemburghesi, italiane ed europee. Oggi Paolo qui presente ci spiegherà che cosa fa FansDLT e soprattutto qual è la tua visione negli anni a venire nel mondo degli investimenti su blockchain. Allora. Prima di tutto beh, ringrazio anche io per essere qui presente in questo evento della LOF e eh, della Lux for Finance. Eh, noi eh, mh, di fatto, come fans del T, abbiamo già cominciato a operare, abbiamo visto questo cambiamento nel mercato, l'arrivo della blockchain a partire dal 2016. Ah, nel 2016, eh, ancora operavamo, personalmente operavo all'interno della, della mh, 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 Borsa di Lussemburgo e eh, subito in quel periodo abbiamo visto l'importanza e l'utilità di utilizzare questa nuova tecnologia per un ambito ben specifico del Fondo dei Mondi di Investimento che è appunto il, la, il mantenimento del registro e degli azionisti e, eh, che normalmente viene fatto tramite un servizio che viene chiamato Transfer Agency in Lussemburgo. In Lussemburgo ci sono più di 100 Transfer Agent di cui sicuramente eh, 4-5 sono i più importanti, ma bene o male è un'attività molto diffusa. Eh, eh, è un'attività che eh, in alcuni versi penalizza il mondo del fondo di investimento, se da una parte permette lo sviluppo a livello internazionale del, del, della piattaforma lussemburghese, ha permesso effettivamente la distribuzione dei prodotti USIS in molti mercati, più di 70 nel mondo, dall'altro canto effettivamente tutte le procedure che siano operative ma anche compliance gestite nel processo transfer agent, eh, diciamo, non sono efficienti e eh, non permettono anche una scalabilità. Si è visto negli anni infatti la crescita molto di intermediazione, cioè la presenza di piattaforme e la presenza anche di eh, anche, eh, distributori e meno l'arrivo o la possibilità di essere in contatto con i clienti retail. Oggigiorno, come è stato già detto anche da Samantha, e Presidente Alberto abbiamo visto una forte spinta verso la, uh, il processo di digitalizzazione, che cosa vuol dire processo di digitalizzazione? Di fatto è veramente la possibilità di, re, di avere un contatto diretto col cliente da una parte e quindi avere una conoscenza migliore del cliente, ma anche tutta una serie di processi che stanno sa, dietro. Dietro il primo contatto, dietro il, diciamo, quello che si chiama il front-end, che siano sufficientemente efficienti, rapidi, per poter permettere il, il diciamo, un'esperienza un fluida. Ecco, noi stiamo operando tramite la blockchain in quello spazio per permettere appunto, non soltanto il KYC, che è stato detto citato da Samantha, ma soprattutto il passaggio degli ordini fino al la regolamentazione, il settlement la reportistica fiscale e multimercato. Eh, ovviamente Lussemburgo è importante per noi perché è una piattaforma per poter offrire un servizio su ampia scala in vari mercati, è stato citato in un panel precedente da eh, Giorgio Medda, infatti l'operatività eh, in Italia, quindi siamo in grado di poter operare e supportare una società di gestione che opera per esempio in Italia con una distribuzione diretta. E questo anche in altri mercati. Grazie Paolo. Negli ultimi mesi i mercati azionari hanno visto prezzi alle stelle, i massimi storici. Eh, a pari passo, però, vediamo anche la possibilità di investire in asset alternativi. Queste possibilità si stanno moltiplicando sempre di più. Eh, Samantha, eh, qual è la tua visione di insieme di questo settore? Esattamente, infatti attualmente un grande interesse stanno riscuotendo gli investimenti in economia reale e io direi fortunatamente come uh, start-up e PMI innovative, sia da parte di investitori professionali ed istituzionali come per esempio uh, possono essere i business angel, i family office, i fondi di venture capital, di private equity, ma soprattutto uh, anche dalle persone comuni. Con per esempio eh, partecipazione ad operazioni di crowdfunding, club deal, ehm, tramite le, le varie piattaforme disponibili. Tra i veicoli di raccolta più professionale eh, segnaliamo anche i PIR, eh, i pieno Individuali di Risparmio, e i DELTIF, European Long Term Investment Fund, eh, gestiti da SGR, che molto successo eh, hanno risposto in termini di raccolta da parte eh, di molte SGR domestiche. Um, questo anche perché uh, ci sono um, delle, delle ottime agevolazioni fiscali dedicate del 30-50% a seconda di uh, persona fisica, persona giuridica e quanto tempo viene mantenuto uh, l'investimento. Uh, dobbiamo segnalare poi altri tipi di investimenti alternativi, questi possono essere sia fisici come per esempio sui metalli preziosi, belle arti, il vino, i francobolli eh, e l'antiquariato ma anche digitali come per esempio sono le royalties grazie samantha proprio come menzionato Poco, poco fa, eh, le royalties sono un nuovo mezzo, un nuovo uh, asset finanziario che però è poco conosciuto a coloro che non fanno parte dell'industria musicale. Oggi però abbiamo Anote Music che, con l'intento di creare un mercato più vasto che va a toccare anche i piccoli investitori, vuole democratizzare questo investimento in questa industria. Uh, come state facendo uh, ciò e perché dovremmo tutti investire in royalties? Allora, grazie, grazie mille per l'invito. Come dici tu benissimo, eh, questo, un asset class, questa è un asset class, et, un asset class eh, tra virgolette nuova, ma semplicemente perché non era accessibile al mercato retail fino a... Poco tempo fa, di fatto, perché era eh, appannaggio di un mondo musicale abbastanza chiuso o di grandi fondi di investimento. Pensiamo, ad esempio, a fine 2020: 300 milioni di dollari di catalogo di Bob Dylan acquistato da un fondo inglese. Quindi capite che non è proprio alla portata di tutti. Quello che ci proponiamo con Note Music è di eh, prendere eh, questi cataloghi musicali e offrirli sulla nostra piattaforma, offrirne una percentuale, quindi questo dà da una parte un'opportunità di finanziamento al, ai proprietari dei diritti musicali e dall'altra dà agli investitori eh, un'esposizione proprio sul ricevere royalties, ricevere cash flows eh, puri. Quindi ci troviamo di fronte a un, un asset class che di fatto direi che ha tre... Mh, Tre aspetti principali interessanti. Il primo è senza dubbio la diversificazione, quindi ci troviamo di fronte a un... Asset class che genera royalties eh, non dipendentemente dall'andamento del mercato finanziario, quindi dipende più dalle abitudini di ascolto delle, delle persone che adesso utilizzano più lo streaming piuttosto che eh, comprare CD. E quindi c'è un discorso di eh, diversificazione del, del, del rendimento, poi il rendimento stesso è alquanto interessante perché prendiamo ad esempio, eh, l'ultimo anno del nostri, dei nostri cataloghi in piattaforma hanno, hanno reso intorno al 7,90%, che quindi è un rendimento di tutto rispetto e infine dà esposizione a un uh, mercato in crescita, se prendiamo banalmente uh, il report di Goldman Sachs sulla music in the air uh, spiega come è è previsto una crescita del, del rendimento, delle, non del rendimento della totale delle royalties generate, un più che raddoppio entro il 2030, partendo tra, dal 2018. Quindi vedete che c'è proprio una um, un set class che ha bisogno di essere scoperta, quindi quello che stiamo facendo con le note è prendere questi cataloghi e offrirli con uh, una piattaforma user-friendly, quindi tramite desktop, tramite uh, mobile application, uh, accesso diciamo, a tutti a questa nuova asset class. Grazie Matteo. Una cosa in comune a tutte e tre le aziende eh, che hanno parlato fino ad ora è appunto l'ecosistema lussemburghese, eh, che è appunto stato terreno fertile per eh, tutte e tre le aziende. Eh, Lussemburgo oggi è un hub eh, internazionale per pagamenti digitali e e-commerce. Eh, Alberto, eh, cosa avete trovato in Lussemburgo e quali sono gli elementi chiave che rendono il Lussemburgo il posto nel quale fare uh, business nei pagamenti digitali. Ma innanzitutto abbiamo trovato uh, un contesto favorevole e pronto a reagire in modo adeguato post Brexit e quindi un contesto dove si parla e si può lavorare in inglese ci ha consentito essendo noi precedentemente vigilati in UK di trovare Uh, un posto dove poter atterrare più facilmente poi un contesto con un regolatore attento, serio e rispettato e quindi da un punto di vista reputazionale volendo operare in tutta Europa non ci sono ombre non ci sono eh, opinioni non positive sul regolatore lussemburghese e quindi comunque hai lo standing necessario per pasportare la licenza e operare negli altri paesi e Uh, un regulator molto chiaro uh, su come uh, diceva già prima anche nel panel prima Nicolò, l'onboarding dei clienti da remoto, l'utilizzo del cloud, tutte cose dove non è banale che ci siano scritte nero su bianco delle, delle policy e questi rendono chiaro il contesto in cui devi andare a operare. Ma altrettanto importante per noi era avendo ormai più di 20 persone in Lussemburgo e avendo lanciato il servizio anche in Germania, prestandoci a lanciarlo in Francia, è estremamente importante avere un prodotto consumer-merchant e su un territorio come Lussemburgo, dove in una sola città sostanzialmente stiamo riuscendo a raccogliere feedback di utenti di vari paesi europei. E quindi abbiamo cittadini tedeschi, belgi, francesi, italiani e esercenti di tutte queste nazioni che vivono o in, in Lussemburgo o diciamo viaggiano per lavorare in Lussemburgo ed è un caso unico dove possiamo raccogliere uh, feedback sull'utilizzo, su eventuali nuovi sviluppi del prodotto che potrebbero essere ricevuti e come potrebbero essere ricevuti dalle popolazioni dei vari paesi. Questo è un contesto uh, unico e che da un punto di vista di test, lancio e gestione dell'internazionalizzazione uh, per nuove funzionalità e per il servizio più in generale Uh, devo dire che è stato un, ottima, uh, un ottimo investimento per noi e da non sottovalutare per chiunque uh, voglia operare a livello europeo. Grazie Alberto. Uh, Paolo, anche voi uh, ormai siete immersi nella dinamicità del mercato lussemburghese già da anni. Uh, in particolare chiaramente eh, nel settore del, dei fondi di investimento. Puoi spiegarci un po' qual è stata la vostra esperienza? Se raccomanderesti il Lussemburgo e perché? Beh, eh. allora, per vari aspetti, allora, ovviamente come ho detto prima, noi siamo nati proprio nella borsa di Lussemburgo, quindi già all'interno di un'infrastruttura di mercato importante anche a livello internazionale, uh, e bisogna dire che al primo livello metterei proprio l'azionariato che poi sostiene eh, FancyLT oggi, che è un azionariato internazionale di grossi gruppi finanziari, parliamo di Credit Suisse Asset Management, Natix Investment Management e CliStream, che è ovviamente un attore internazionale molto importante. Da questo si vede subito che eh, abbiamo eh, potuto. Uh, usufruire effettivamente della piattaforma lussemburghese per raccogliere un interesse importante, strategico da parte di gruppi che stanno al di fuori di Lussemburgo in altri paesi che ci permettono quindi di penetrare meglio altri, altri mercati. Quindi questa è una prima dimensione molto importante. Seconda, eh, facendo eco a quello che ha detto Alberto, noi pure abbiamo avuto l'opportunità di avere un dialogo molto importante con la, la, la CSSF e quindi con il regolatore. Abbiamo ottenuto in tempi ragionevoli eh, una, eh, ben tre licenze per poter operare e poter quindi essere, poter al di fuori di Lussemburgo e operare su un mercato molto più ampio. Cloud è ancora una regolamentazione cloud applicata a noi, ci permette veramente di offrire servizi finanziari per i fondi di investimento tramite tecnologia SAS. Quindi eh, molto importante e, e, e direi anche rimane la competenza del, del mercato, ovviamente Lussemburgo, già per ripetermi per quanto ho detto prima, ha una competenza estremamente forte sull'ambito eh, nella gestione dell'amministrazione dei fondi di in investimento eh, di cui noi ci avvaliamo, siamo eh, diciamo un po' nati in questo mercato, ma comunque sia troviamo una forte offerta sia di competenze business che di competenze tecnologiche funzionali per poter sviluppare la piattaforma che stiamo sviluppando e poi da qui ovviamente la possibilità di fare mercato perché fondamentalmente abbiamo eh, la possibilità di parlare con gruppi che vengono da tutte le parti del mondo, che vengono comunque a installare le loro attività operative a Lussemburgo per distribuire fondi in tutti i mercati, quindi parliamo veramente dei grandi, grandi nomi anglosassoni, eh, tedeschi, francesi. E via dicendo. Quindi, globalmente, eh, diciamo, noi siamo proprio nati qui, e sicuramente è un vantaggio competitivo molto forte. Ok, grazie Paolo. Eh, rispostando il focus sugli asset alternativi, eh, A note Music è al momento la prima piattaforma europea di royalties e è stata lanciata proprio in Lussemburgo. Ecco, questa eh, è una cosa molto importante per, per il paese, ma soprattutto anche a livello europeo. Eh, un grande showcase di questa, di questa nuova possibilità di investire. Puoi spiegarci un po' come sarà la tua esperienza prima del lancio, durante e post eh, in Lussemburgo? Grazie a certo. tutti. Allora, eh, senza dubbio il Lussemburgo offre una piattaforma eh, molto friendly per, un, per una startup che sta nascendo, che si deve interfacciare eh, con una serie di, di player che sia dal chiedere, come si dice, <ride> chiedere la, la, la prefeasibility al regolatore, piuttosto che eh, inter, interfacciarsi con i partner finanziari di questa mh, piazza estremamente sviluppata. Quindi questo dà accesso a essere nel lab degli investimenti alternativi che per noi era molto importante sia a livello pratico ma anche a livello di, ehm, come si dice, di ehm, percezione. Volevamo essere a livello di brand in un paese di questo tipo perché l'essere agnostici tra virgolette, a livello paese è importante perché ci troviamo e dovremmo essere neutrali nel nostro discorso di investimenti in musica. Quindi viene più facile spiegare che siamo in Lussemburgo piuttosto che in Francia o in Italia o in Germania. È molto più facile presentarsi ai, ai, ai clienti di fatto. E poi c'è un discorso ovviamente di ecosistema che è molto supportive, di supporto alla ricerca e sviluppo da parte del Ministero dell'Economia, per esempio, eh, piuttosto che eh, la forza lavoro. Banalmente in ufficio siamo in 10 qua in Lussemburgo e parliamo 6-7 lingue. Questa non è una cosa totalmente comune direi e questo permette di mandare avanti il business a livello internazionale dal day one perché obiettivamente il mercato interno è molto piccolo eh, per non parlare del discorso musicale che in Lussemburgo non era, la scena musicale non è particolarmente sviluppata quindi questo ti porta immediatamente a esporti all'esterno che secondo me è un, è un grande plus grazie Matteo come abbiamo visto, la collaborazione tra l'Italia e il Lussemburgo, anche dal punto di vista delle start-up innovative, si sta consolidando sempre di più. Ora, anche con il nuovo accordo stretto con Sofintech, il Lussemburgo si eh, lega ancora di più all'Italia e ciò che speriamo di vedere nei prossimi anni è veramente una collaborazione, uno scambio di idee, ma anche. Eh, la possibilità di questi attori di operare in entrambi i paesi. Eh, Samantha, se vuoi dirci, ecco, per chiudere questo panel, che cosa ti aspetti negli anni a venire e in cosa possiamo sperare? Assolutamente sì, grazie. Dunque, l'ecosistema fintech italiano e lussemburghese sono davvero molto vicini, come abbiamo potuto vedere. Collaborano e si abilitano l'un l'altro, questo è la, il tema principale. Eh, il mercato italiano, però, è ancora in evoluzione e un follower rispetto a mercati più maturi come quello lussemburghese. Um, a suo fintech auspica che questa vicinanza si trasformi sempre di più in un modello vincente e virtuoso, che possa essere di esempio e di ispirazione, ma soprattutto renda le istituzioni consapevoli che dal basso le collaborazioni ci sono e sono attive, sono fattive e vanno a creare quel valore per tutti. Per gli operatori del settore, i consumatori, quel valore che però ci si aspetta sia agevolato, creato e soprattutto calato, direi organizzato dalle istituzioni direttamente dall'alto. In questi mesi startup e società Fintech sono molto ricercati dagli investitori italiani ed esteri, come abbiamo anticipato prima, le attività di MA su questo comparto sono davvero molto effervescenti. Eh, vogliamo citare alcuni esempi di operazioni eh, recenti, per esempio eh, operazioni su crowdfunding multimilionarie, su concrete investing tema PropTech, operazioni effettuate da operatori bancari su FinTech per essere abilitati a derogare un determinato tipo di servizio, in questo caso è stata una banca cooperativa locale ad entrare nel capitale di eh, un peer-to-peer -peer lending, un operatore peer-to-peer lending, quindi per dare la misura che anche le banche cooperative locali sono molto attente al panorama fintech e all'abilitazione che possono avere eh, andando, entrando in capitale eh, fintech. Per concludere, eh, altre fintech che scalano fintech. Uh, con operazioni, in questo caso, miliardarie, e ha fatto notizia Visa che qualche mese fa è entrata su Tink, piattaforma di open banking, con un miliardo e otto. Uh, per, per il futuro l'obiettivo non sarà più la concorrenza tra le società del perimetro europeo, ma la preparazione alle operazioni di aggregazione. Uh, queste stanno già avvenendo, come abbiamo visto con, con l'operazione di MA, ma avverranno sempre di più. Eh, e, e questo per, per fronteggiare quello che sarà la vera concorrenza in arrivo dagli altri continenti cioè società americane e asiatiche eh, dunque eh, più si sarà capaci di scalare ed aggregarsi più si potrà presidiare i propri clienti e acquisire nuove quote di mercato quindi il tema e l'obiettivo è quello che dobbiamo abituarci tutti eh, partendo tutti dall'alto e dal basso Uh, abituarci a pensare ad una dimensione europea e non più solamente ad una dimensione molto locale. Grazie. Grazie Samantha, grazie anche agli altri panelist per essere stati qui con noi e soprattutto grazie per l'ascolto. eccoci qua bentornati a tutti. Insomma, sicuramente un evento davvero interessante, spero che sia stato davvero interessante per gli ascoltatori e mh, tutti coloro che ci hanno seguito da casa. Il eh, Lussemburgo è una piattaforma di investimento, è una piattaforma per i servizi finanziari, ma anche per l'innovazione che offre quelli che sono gli strumenti utili per non soltanto per lanciare prodotti innovativi e aggredire mercati internazionali, ma anche per consolidare la propria posizione in Europa. Del resto il Lussemburgo propone questa Multi, questa eh, expertise multigiurisdizionale che è un po' unica, questa mh, internazionalità, questo aspetto di cross-border expertise che è assolutamente cruciale per tutti i business che vogliono fare eh, internazionalità e espansione. Um, colgo tra l'altro l'opportunità la, di informare tutti coloro che ci seguono: che sarà disponibile il replay di questo evento nelle prossime settimane. Qualora vogliate rivedere alcune parti dell'evento oppure semplicemente. Eh, girarlo a coloro che possono essere interessati ovviamente a immergersi nel, nell'ecosistema lussemburghese infine eh, vorrei ringraziare innanzitutto eh, beh, i, nostri, i nostri ascoltatori che hanno eh, insieme ai professionisti e ai panelist ma anche ai nostri promotori dunque eh, coloro che ci supportano reso possibile questo evento e mh, vorrei ricordare infine che eh, sarà di, ci saranno ovviamente nuovi eventi. Eh, son, quindi chiedo a tutti di sintonizzarvi alla piattaforma, di, alla piattaforma eventi sul nostro sito web. Il prossimo evento ad ottobre, il 12 di ottobre, in particolare, sarà un focus sul mercato asiatico sudorientale. E infine, eh, il 26 e il 27 di ottobre ci sarà il Sustainable Finance Forum, che è un po' eh, l'evento di spicco dell'agenzia che eh, come dire Uh, andrà uh, a um, raccogliere quelli che sono esperti uh, che mh, perverranno da tutto il globo per parlare di sostenibilità e quindi di finanza verde, di investimenti uh, responsabili dal punto di vista sociale e, e climatico. Uh, detto questo, nuovamente un sentito ringraziamento a tutti uh, gli ascoltatori e noi ci vediamo nei prossimi eventi Luximo for Finance. Grazie mille.